Jones. Derech a tutti ragazzi e ben ritrovati a un nuovo episodio di Detroit Become Human. Inizio il video qua perché ho appena acceso la PlayStation e l'androide qui di fronte mi ha chiesto se siamo amici. Per la precisione mi ha detto, ormai è da un po' che giochiamo insieme, mi dica una cosa, siamo amici? Purtroppo non riesco mai a registrarle queste frasi, ma è la prima volta che mi fa una domanda così specifica. E soprattutto una domanda che richieda una risposta. Di solito parla, fa citazioni, frasi, battutine meta del tipo ah, ieri sera ho giocato fino a tardi, ok. Ma questa è la prima volta che l'android nel menu principale mi ha posto una domanda a me direttamente come giocatore. Siamo amici? Assolutamente no. Oh, I see. No problem. Sono sincero, ragazzi. Ma c'è rimasta male? Guardate la sua espressione. Attendiamo ancora 2 secondi. Magari cambieranno le frasi che ci dirà. Non siamo amici, d'altronde, perché avrei dovuto mentirle? Guardate, sembra cambiato qualcosa. Voleva dirci qualcosa e si è interrotta. Mi sembra più spaesata, questo movimento degli occhi prima non lo faceva. Ah, ragazzi, cercherò di mostrarvi il più possibile queste interazioni. Purtroppo sono appena accendo il gioco, non ho nemmeno tempo di avviare la registrazione che lei sta già parlando. No, sì, è cambiato qualcosa nel suo pattern di comportamenti. Si guarda intorno, c'è rimasta male. C'è rimasta male. E non ci parla. A quest'ora... Oh, 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 signore, sì, sì, no, queste espressioni non le ha mai fatte. Ok, ok, vabbè, questa ce l'ho già detta. Però avete visto quant'ha indugiato, ha abbassato la testa, non... Io la vedo spesso, ovviamente, perché anche se voi magari carico direttamente da dove ci eravamo lasciati, più volte esco e rientro nel menu principale. Però ripeto, è la prima volta che mi è stata posta una domanda così direttamente. E si è abbattuto. Ok, ricominciamo da qua. Vabbè, ci rivediamo anche il filmato. È una sorta di riassuntino. La scorsa volta ho fatto un brutto cliffhanger. Dunque, siamo amici di Hank. Ora, io mi chiedo. Siamo qui. Ok, siamo nella casa del creatore degli androidi. È stata un'idea di Hank. Connor, quando ha scoperto che Marcus era stato regalato dal... da Lia, mi pare si chiami così. Okay, a Carl non l'ha detto ad Hank. Quindi... ok. Quindi credo che sia stata... questo dialogo l'abbiamo già sentito, quindi ci parlo sopra. Credo che sia stata un'iniziativa di Hank, quella di venire qua. Probabilmente ha deciso di indagare direttamente alla radice del problema. Cioè al creatore degli androidi. Era naturale che prima o poi le indagini avrebbero portato qui. Però, ops, premuto X distinto. Però ci ha permesso di capire una cosa. Perché incontrarlo, quindi non è stata un'iniziativa nostra. Allora, sicuro che ci troviamo di fronte a una sezione importante. Oh, 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 oh. Cade a fagiolo. I'm here to see Mr. Elijah Kamsky. Please, come in. È lei. È l'androide del menu principale. Forse non è lei, ma una sua coppia. Una sua sosia. Se non è proprio la stessa, addirittura. Ocio, ocio, ocio. Partiamo col botto. But please make yourself comfortable. Quindi la sua funzione è quella, come abbiamo potuto notare,
di fare gli onori di casa. Sembra già Red Leto. Impressionante, no, non è lui. Devo andarmi a vedere i nomi degli attori. Aspettate, non voglio Nice sedermi. girl. Nice girl, sì. Sincero, analitico, indifferente. Sincero. You're right. She's really pretty. Nice place. Probabilmente non è la stessa del Guess menu Android's having principale, been a però è lo bad stesso thing for modello, everybody. con la stessa funzione. Quello è un fontana. You're about to meet your maker, Connor. How's it feel? Quel quadro è un fontana futuristico. Come ti senti? Impaziente, distaccato, indifferente? Distaccati. I don't know. I'll tell you when I see him. Anche il creatore Sometimes di I wish I could Connor. meet my creator face to Oh, face. gliene diresti I'd qualcuna? have a couple of things I'd want to tell you. Eh già. Va bene, alziamoci. Scusate, voglio vedere il quadro. Ah sì, è proprio un fontana in versione futuristica, un taglio sulla tela. Le opere di fontana sono state molto discusse. Io sono andato a una mostra. Appropriato, direi. Anche per il significato che hanno. Oh, no, la rivista. Vorrei leggerla. Non ce la farò, vero? Glad you will see you now. Lì vi aspetta, lo vedo. Oh. Non ho letto la rivista, mannaggia. Quelle sono Mr. le Kamsky? altre Chloe. Sono nude? Just a moment, please. No. Oh, dell'acqua rossa. Eccolo. Vabbè, fantastico. Ricalca, è un po' il personaggio interpretato da Jared Leto nell'ultimo Blade Runner. Molto simile, un magnate. Guardate che swag. Comunque è molto pudico questo Detroit. Gli altri giochi erano più spinti. C'erano più nudità, invece anche nel sex club, tutto sommato, non abbiamo trovato niente che ci abbia sconvolto. Eccolo. Giovane classico col chignon. Classico rampollo che ha fatto successo. Genialoide. Vabbè. Beh, ma non è scomparso, semplicemente è scomparso dalla scena in quel senso. Però c'è una I'm casa che Lieutenant dà Anderson. nell'occhio. This is Connor. What can I do for you, Lieutenant? Sir, we're investigating deviants. I know you left CyberLife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. Now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't that ironic? L'ho già visto lui comunque. Aiuto, devianti, virus, guerra. Insisterei sul discorso. No, parliamo del virus. Deviancy seems to spread like some kind of virus. I thought you might know something about that. All ideas of viruses that spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The Esatto. machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? Whose side are you on? Neutrale, difensivo, diretto. Neutrale. I have no side. I was designed to stop deviants, and that's what I intend to do. Well, that's what you're programmed to say. But Vedete? you. Ci avrei scommesso che era a favore del libero arbitrio degli androidi. Ed è il motivo, fidatevi, per cui ha regalato Marcus a Carl. E io mi sono perso completamente la domanda, ma rimarrei neutrale. I don't want anything. Cos'è che vuoi veramente, I am a probabilmente? machine. Chloe? I'm sure you're familiar with the Turing test. Your formality. Simple question of algorithms and computing capacity. Ci fanno il test di What Turing? interests me
tests whether machines are capable of empathy. I call it the Kamsky test. Oh, presuntuoso. Il test di Kamsky. Isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. Young and beautiful. Chloe. Forever. A flower that will never wither. What is it really? Piece of plastic containing a human? Or a living being? Inquietante. Inquietante questo soggetto. La torturerà? With a soul. It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Destroy this machine, and I'll tell you all I know. Or spare it, if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you What's out of more important to you, Connor? Your investigation, or the life of this android? Decide who you are. Guardate il LED come lampeggia. An obedient machine. Or a living being endowed with free will. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor! Don't! And I'll tell you what you want to know. Interessante. Interessante. Quello che vuole il creatore è la stessa cosa che vuole Cage, metaforicamente. Ovvero far vedere, dimostrare che col suo gioco è riuscito a farci empatizzare a tal punto con questi androidi che noi ci faremo degli scrupoli a spararli. Beh, al diavolo. Test negative. You choose your investigation of the life of another android, you feel no empathy. Mi sento molto Connor in questo momento. Hank. I'm a man of my word. Loro sono assolutamente indifferenti. I'll tell you all I know. Una domanda sola? Dobbiamo scegliercela bene. Possiamo scegliere la missione, ma c'è qualcosa che è dall'inizio del gioco che mi interessa. RA9 is. Più di ogni altra cosa. RA9. The origin. The first android to awaken. A strange phenomenon, like a spontaneous religion. I don't know who RA9 is. Non vale. It really exists. Maybe it's Messiah. Forse Maybe è Marcus. Che ne dice, eh? Bello. Need to believe in something bigger than themselves, even so rational. That's something they have in common with humans. An interesting question, Connor. But maybe not the one you needed to ask. Maledizione. A war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people, or stand against your creators? I wouldn't like to be in your shoes, Connor. What could be worse than having to choose between two evils? È un conflitto. Classico. Scegliere tra due forze avversive. I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Un piano B nei miei programmi? Sono contento. Mi spiace che Hank abbia dovuto assistere, ma... I did what I had to do to advance the investigation and I'd do it again if I had to. You're a lowlife. You don't feel a thing, do you? A machine, that's what you are. You're just a fucking machine! Of course I'm a machine, Lieutenant. What did you think I was?
Mi spiace da morire. Solo per questo. Cazzo. Come direbbe Tidus, This is my story. Anche deluso dalla decisione di Connor. Kamsky è criptico, porca puttana, però questa non doveva andare. Scusate, dovevi darmi una risposta. È dall'inizio del gioco che mi frulla sta cosa. Uff. Allora, innanzitutto, una roba la devo dire. La storyline di Connor e Hank, la loro quest, è superiore di molto rispetto a quella di Kara e a quella di Marcus. Entrambe sono molto belle, anche quelle di Kara e Marcus, mi prendono, ma ehi, qualcosa mi dice che questa è veramente la trama principale. Anche quella di Marcus lo è, sicuramente Kara è più secondaria rispetto agli altri due per ora, poi magari potrebbe avere un ruolo finale in questa guerra, però... Andiamo avanti. Forse ho sbagliato. Però l'ho detto, la missione prima di tutto. L'avevo deciso. Mamma mia, ragazzi, comunque che situazioni e soprattutto che ambientazioni. Suona. Ok, sarà di nuovo il giochino. Sì. Un po' diverso. Oh, stavolta... Sentite. In base ai tocchetti che diamo sul touchpad si può suonare, vabbè. Continui a esercitare le tue abilità artistiche. Marcus? Molto probabile che il messia della profezia sia lui. Sarei 9. Ma è stato creato da Kamsky, capite? È di questo che io non mi fido. È di questo. Riflette. Anch'io devo riflettere. We've freed hundreds of our people, and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Something's changing. Non potevo non condividere questa serie con voi. Ci sto pensando e sono veramente felice di aver fatto una serie su questo gioco. Seguaci. They all obey me. They follow me without question. And that much power feels good. And scary at the same time. All the media are talking about what we did last night. The humans are terrified. They're afraid of a civil war. Ma perché ti tieni i capelli dentro la tuta? Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. Sono determinato, non ottimista, ovviamente. They won't listen. We'll fight. You haven't said much about yourself since you've been with us. Esatto. What was your life like before Jericho? Parlaci di te, Marcus. Cosa nascondi? Sarò sincero. I was living in a bubble in this world that belonged only to me. When you're happy, it's difficult to see other people's misery. E Tenor? What about you? Devi sapere qualcosina. You never told me about your past. What did you do before? I don't want to talk about it. Era una ragazza del sex. Comprensivo. We all have something we want to forget. Sicuramente. But you need to know where è troppo bella per essere un androide domestico e sincero. North, we're fighting together. We have to know things about each other to trust each other. Era una ragazza dell'Eden, sicuramente.
I was nothing. The Letters Club. A doll in a distributor program designed by humans. Vabbè, l'avevamo capito, eh? Just a toy designed for their pleasure. One day I was with a man who rented me. And without knowing why, I realized I couldn't take it anymore. I strangled him and I ran away. There, now you know everything. I shouldn't have told you. Oh oh. Cos'era? I saw your memories. Amante. Carl's house. When they left you for dead in his studio. I saw your memories too. The Eden Club. Eden Club. The death of that man. I felt like I was there with you. Ma. North. Non è Tracy, vero? No. Oh sì. Oddio, no, 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 non è Tracy, no, 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 sto svarionando. Al leader di Jericho. Ragazzi. This is suicide. We'll all be killed, please, Marcus. It's not too late to change your mind. You don't understand. We're finally gonna show them who we really are. This place will go down in history. We'll be killed on the spot. That's a risk I'm prepared to take, and it means freedom for our people. Marcus? Please don't do this. They'll understand. We'll make them understand. This is the only way. Non so quale sia il piano. Permettetemi di dire un'altra cosa. Sto facendo un po' di interruzioni in questo video. In questo Detroit bisogna scopare. No, no, no. So che detta così può sembrare una frase un po' buttata lì, ma... davvero credo che sia importante, non lo dico adesso, vabbè, magari qualcuno penserà che porco Stiva, cosa c'è, c'è sempre quello in testa, che poi non è neanche vero. Però davvero, a parte tutto, in Heavy Rain c'era la componente sessuale, si faceva l'amore con un personaggio, senza fare spoiler per chi non l'ha giocato, non dico chi. In Fahrenheit c'era, in Beyond Two Souls no, ma perché, vabbè... magari Ellen Page, oddio, non si sarebbe prestata a dare il suo corpo, anche se virtuale, a una scena di sesso. Però si parla tanto di far maturare il medium, si parla di amore in questo gioco, si parla di odio, di arte. Secondo me è importante anche per far fare quel salto, quello step proprio al medium videogioco in sé, inserire una scena di sesso tra i personaggi. Spero ci sia. The more we are, the stronger our message. Ok. Stanno parlando di noi. Veronica, fashion our best. Ok ragazzi, gran bel gioco, eh? Gran bel gioco. Raduna la tua gente. Ah, scusate. No, devo semplicemente aspettarli. Lo trovo... Perché dico questa cosa, la cosa del sesso? Perché lo trovo molto più pudico, questo Detroit. È una cosa che abbasserebbe la votazione, a mio giudizio. Wait, Marcus, where are you going? We should start in here. Scusate. Ah, oh, ok, ok. You're awake now. Vorrei che spingesse sull'acceleratore. Già vedere comunque una scena come quella di Kara, Todd e Alice, il padre che mena la figlia, è stata forte, non ve lo nego. È stata molto emozionante e intensa. Ora, se ci fosse una scena anche di sesso, saremmo... Boh,
tutti più contenti, no? Blocca la strada. How? Oh. You're free now. Oh. Ah, disobbediscono. You're free. Ah, iniziano a disobbedirsi. Eh beh, sì, stavolta stiamo facendo questa cosa in pieno giorno. Androidi nelle nostre file tra... I need to block the street. Ok. Qualcun altro? Apri il tombino. Ragazzi, fare una cosa del genere in pieno giorno è tosta, eh? You're free. È una dichiarazione di guerra, potrebbe... potrebbe esserci una guerriglia. Qual è il piano, Marcus? E soprattutto, come riusciremo a renderlo pacifico? Un affronto di questo tipo. Ok, questi sono dei nostri. Converti altri androidi. Adesso li convertiamo col pensiero. Tra l'altro è una cara quella. Mamma mia, quanto siamo diventati sgravi. Cage, vedi di giustificarmela molto bene questa cosa. Così proprio. Vabbè, questa roba è fichissima. Vabbè, al di là del fatto che è fichissima la cosa, al di là del fatto che è veramente molto fico. No, vabbè, questa scena, ragazzi, è da fotografia o da video di Jay-Z e Kanye West. Se arrivasse anche la polizia, nel senso. Sente la musica. Convertiamoli. Bellissimo, bellissimo. Sta stupendo. Sta stupendo molto, il gioco. Per varietà di situazioni anche, che è una cosa non scontata in un genere di questo tipo. È anche abbastanza lungo, tutto sommato. Potrebbe essere già finito. Heavy Rain, forse a quest'ora era già concluso. E non annoia. Non annoia. Assolutamente. Cartellone? Cosa possiamo fare con il cartellone? Ah, ma non metterlo anche qui col pensiero? Vabbè, sei tu, AR9, dai. L'abbiamo capito, no, ragazzi? Chiaro. Credo, almeno. Ok, questo è il simbolo che abbiamo scelto per la nostra rivolta pacifica. Sempre più velocemente, tra l'altro. E sentite, cittadini. Greg, torna qui, subito. Mamma mia, potente questa scena, molto potente. Molto ben costruita. Non fare cazzate, Cage, ti prego, mi sta piacendo tanto. No, non arrestiamoci. Non fermiamoci. Avanziamo. Come un solo uomo. Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ. Dispatches Patrol 457. Bestemmiato. Non è che in America non esiste la bestemmia, esistono queste cose che siamo vivi, liberateci, libertà agli androidi. Siamo vivi. Perché secondo me è questa la differenza, non sono persone, sono vivi però. We are live. Ripetiamolo. Qua mi obbliga a dire una di queste cose. Io non ne direi nessuna di queste, però. Che differenza c'è tra libertà di Android e libertà? Libertà in generale. Freedom.
Ok, adesso è il video di Jay-Z e Kanye West. Com'era la canzone? Non mi ricordo. Non mi ricordo il titolo. Però... mo' so cazzi, signori, mo' so cazzi. I cellerini sono arrivati. We came here to demonstrate peacefully and tell humans that we are living beings. Non comportatevi da americani, non sparateci. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. We're not looking for confrontation. We've done no harm. We have no intention of doing any. Esatto. But know that we are not going anywhere until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. If you do not disperse immediately, we will shoot. Marcus, they're gonna kill us. We have to attack. No. There's more of us. We can take them. No. If we attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. Sì. We should just stand our ground, even if it means dying. Uccideranno. This is your last chance. Disperse immediately. Uccideranno la ragazza. Non mi ricordo il nome. North. Ucciderà. Resta immobile. Resta immobile. We have to show them we won't back down. We stay right here. North. Per l'opinione pubblica è salita. This is your last chance. We have to make a statement. We have to stay put no matter what. Sono d'accordo. Please, Marcus. We can't let them slaughter us without fighting back. Mi spiace. Forse ti sto condannando, però... We're not moving. Marcus, what are you doing? They're gonna kill us all. Mi assumo le mie responsabilità. Sacrificati. Scappa. Run! Non ho avuto le palle di sacrificarmi. Forse avrei dovuto farlo. In quanto messia avrei dovuto sacrificarmi. È che non so se sarei morto davvero. Vabbè. L'opinione pubblica l'abbiamo sollevata. C'è stata qualche vittima. Però è ok. Però è ok. Se ci fossimo sacrificati, non saremmo morti, mannaggia a me. Ah no, c'era un bel binario. O forse no. Sì, c'era un binario che andava qua. Poteva finire qui. Oppure andare ancora molto più avanti. Cazzo. Questa la rifarei. Sono stato stupido. Era ovvio che non sarei morto. Però ho avuto paura. Bella lezione, Steve. Bel cagasotto che sei. Sì, sì, ideali, non ci muoviamo. Facciamo come il cinese in piazza Tiananmen. Ci facciamo mettere sotto dal carro armato. Nemmeno nel gioco hai avuto le palle di sacrificare il tuo personaggio. Bella roba, ragazzi, mi faccio schifo. Giudicatemi, avete tutte le ragioni per farlo, però a mia discolpa devo dire che in me convivono due tensioni ed è il motivo per cui è difficile portare una serie come questa. Da un lato io cerco di accontentare me, di fare le mie scelte in maniera anche abbastanza egoistica senza farmi influenzare troppo da quello che potreste pensare voi. Dal lato però voglio proteggervi dalla perdita di un personaggio. Ora, probabilmente era ovvio che non l'avremmo perso, è stata una scelta impulsiva, probabilmente non avremmo perso Marcus, però io non so a che punto siamo del gioco e se avessimo troncato la sua storyline di netto, per quanto a me se l'avessi giocato questo Detroit Become Human non sarebbe fregato nulla, mi sarebbe dispiaciuto per voi, davvero, ora non lo dico per fare il buonista, ammetto di averci pensato nella mia testa, cioè vi avrei mozzato una parte di gioco e comunque dovendo portare una serie, anche fosse solo per tre persone, mi sembra, che non so comunque come la pensino, se la pensano come me, mi sembra brutto uccidergli un personaggio prima. Però,
a livello di roleplay, mi sarei sacrificato. Non ho avuto le palle. Vabbè, devo scendere a patti con questa cosa. Cazzo, è peggio di una seduta psicanalitica sto gioco. Che vigliaccata. Che vigliaccata. Fatemi vedere un attimo l'opinione pubblica. Mamma mia. Fai schifo, Merovingio. Solidale però, solidale, solidale. Se fossi morto lo sarebbero stato ancora di più, anzi, probabilmente c'è bisogno di un martire. Dai, se mi ricapiterà mi sacrifico. Se mi ricapiterà mi sacrifico con Marcus. La volta che probabilmente invece moriva davvero. Vabbè, vabbè. Va bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Alla prossima, Dereshi.